I cittadini fanno un sopralluogo come il loro diritto. Hanno fatto un rilievo con laser scanner completo di tutto e in particolare per questi primi 25 metri, questa parte scoperta, è stato fatto anche un'analisi di dettaglio di tutta la situazione statica e delle faglie che ci sono, quelle naturali e quelle che sono provocate nel tempo. Se notate una cosa, vedete che qui ci sta questa specie di tamponatura, no? Una qua e un'altra qua. Questo sapete che cosa sono? Sono i resti dei contrafforti che erano stati posizionati negli anni 30 e 40 ai tempi di Amedeo Maiuri, no? Del grande archeologo che ha sistemato tutta l'area. Poi a un certo punto si è deciso di togliere questi cosi, questi tiranti che non erano tanto belli da vedere, e furono fatte queste iniezioni di delle chiodature. Queste chiodature dopo 40 anni cominciano a mostrare i loro segni di danneggiamento e noi bisogna operare per rimuovere questo problema. Una cosa che era stata fatta con la tecnica e con le conoscenze di 40 anni fa, oggi ci provoca un problema e quindi noi dobbiamo risolvere questo problema. In particolare, ora vedrete, queste chiodature che si sono mosse, sono degradate, hanno provocato dei micro problemi e sono quelli in base al quale si è deciso in via cautelare, perché la gente non è matta ovviamente, quindi per evitare i rischi, di chiudere l'antro per il tempo necessario a rimettere la situazione a posto, e ora andremo poi ad approfondire. Se vedete qua, qui vedete bene il problema che si è generato e qui vedete pure i fori. Qui dentro ci sono delle chiodature, dove ci sono questa sorta di cantonale, diciamo, no? Degli angoli, il tufo è più debole, il chiodo di ferro si muove perché assorbendo umidità e degradandosi si allarga, si muove, e il tufo che succede? Che si crepa. Non appena avremo la comunicazione ufficiale di questo finanziamento che abbiamo chiesto direttamente al Ministero con i fondi europei, noi partiremo con la progettazione e con la gara. Anche qua i tempi sono i tempi per cui noi entro la fine dell'anno, il 2016, dobbiamo andare a gara. Vedete? Qua si sta generando una frattura e quindi dovremo intervenire mettendo un puntello, qualcosa che ferma in attesa del lavoro serio, che vorrà dire togliere la chiodatura vecchia e poi, dove ci sono dei danni, andare di nuovo con delle sostanze che nel frattempo sono state trovate, rincollare, diciamo, per ripristinare la situazione. Per fermarli, per non farli cadere, hanno fatto a contrasto, hanno messo queste travi di legno che, contrastando, impediscono di cadere, il ribaltamento della parte che si sta staccando del tufo nel senso della larghezza di questa apertura. Probabilmente questo non è l'antro della Sibilla, molto probabilmente non lo è affatto, non ci importa nulla perché è un posto bello, affascinante, interessante, è bello poter piazzare qui quello che noi sappiamo dalle fonti letterarie, questa cosa unica di Cuma, no? In genere che tanti posti in Campania hanno le fonti letterarie che ne parlano, c'è tutta questa tradizione incredibile, i libri sibillini, da Tarquinio Prisco che se li viene a comprare, quindi non importa che questo non sia, forse questo non lo è, questa è una galleria militare. Ecco, di una scaglia di tufo, lo vedete qua a terra, l'abbiamo lasciato qua a terra perché sto aspettando che venga un altro geologo a vedere, e l'abbiamo lasciato là, che si è staccata dall'alto. Non gli è parso strano ai tecnici che hanno visto questo, perché hanno detto qui è proprio il punto dove si crea maggiormente la corrente d'aria e il tufo che ha questa presenta praticamente le tipiche segni di degrado che succedono anche per le scogliere nella parte dove il tufo sta verso il mare. Qua non ci sono grosse problematiche proprio sull'alto. No, solo questo, però questo l'avete visto, qui sì. Avete visto, no? Sempre lo stesso discorso che abbiamo fatto prima. I chiodi di ferro che tendono a muoversi e quindi provocano questo problema. La prima cosa che bisogna fare è ripristinare al più presto la visibilità, la visitabilità dell'antro. Quando ho visto su internet che era stata presentata, ho detto ma quasi quasi ci vado pure io, poi dopo mi avete chiamato, perché io sono convinto, nella mia esperienza ho visto che tutto quello che noi facciamo
autoritativamente funziona fino a un certo punto. La tutela o è una tutela condivisa, e questo, il restauro, la conservazione è un atto di tutela, o è condivisa oppure non può funzionare. Il territorio deve essere, impossessarsi culturalmente, deve avere un'idea identitaria. È la nostra identità, quando lavoreremo su questo e il territorio si impossesserà identitariamente di questi luoghi, a quel punto partiranno le attività, si potenzieranno, perché ci sono ora ma al minimo, le attività turistiche, le attività dell'indotto. In quanto tempo secondo lei avremo risposte dal Ministero? Visto che mi sembra di aver capito che i tempi sono abbastanza brevi, insomma ristretti. Allora, per il finanziamento che abbiamo chiesto con i fondi europei è questione di pochi giorni per avere la risposta ufficiale, perché sappiamo che il decreto con la graduatoria di tutti i progetti, non l'abbiamo presentato solo noi ovviamente, è alla Corte dei Conti, quindi come tornerà dalla Corte dei Conti sapremo se, come speriamo, avremo finanziato, abbiamo buoni motivi per sperare di essere ai primissimi posti nella graduatoria e quindi dovremmo avere questo finanziamento. Poi durante il mese di maggio noi in ogni caso metteremo in atto queste precauzioni per una messa in sicurezza dell'antro per rendere visitabile, che non vuol dire risolvere tutti i problemi, ma risolvere i problemi che possono anche solo lontanamente creare un danno ai visitatori, cosa che noi non, e penso nessuno, vuole. La maggior parte delle persone qui presenti sono persone che fanno cultura a Napoli tutti i giorni. Il nostro percorso inizia oggi, ma continuerà. E continuerà fin quando, insomma, il parco non tornerà al suo antico splendore. Io mi sono reso conto che purtroppo nello stesso ambito flegreo non viene vissuta questa località come un luogo identitario, come invece deve essere assolutamente. Noi del luogo, la gente del posto, deve riappropriarsi di questa identità, deve capire che questo luogo è fortemente rappresentativo per ciò che è la terra flegrea, la terra napoletana e la terra del sud in tutto in genere. Siamo con Dario Lepore di Rinascita Artistica del Mezzogiorno. Dario, perché è importante per voi essere presenti oggi? È importante perché noi parliamo sempre di una tutela e di una valorizzazione di un territorio spesso anche depredato. Nel senso, non ci dimentichiamo che in 200 anni di storia i campi flegrei sono stati depredati dalle campagne anche napoleoniche, quindi a Carolina Bonaparte che portò via da Napoli, dal Regio Museo Borbonico, circa 800 vasi per il Louvre. Se vogliamo veramente una rinascita artistica del nostro mezzogiorno dobbiamo recuperare la nostra storia, dobbiamo fare in modo che le opere non vengano più trafugate dalla nostra terra, perché da Quarto a Cuma, alla zona di Cales, i tombaroli sono ancora in azione. Quindi blocchiamo uno scempio che è grave, perché sono parti della nostra storia che finiscono e non hanno senso in altri luoghi, hanno senso nelle zone di ritrovamento. Anilo, perché è importante essere qui oggi? Soprattutto per una questione di trasporti, come te accennavi, perché nel PUC, nel piano urbano comunale, legato alla questione ovviamente della città metropolitana, bisogna riprendere questa questione dei trasporti che devono essere collegati esattamente da Giugliano fino a Cuma, e quindi regolarizzare quelle che sono le visibilità di turismo pendolare, in modo che possano essere rivitalizzate anche le zone economiche. Siamo con Franco Marino in rappresentanza del WWF Napoli. Franco, perché è importante essere oggi qui? Non potevamo fare a meno di partecipare a questa manifestazione, perché dopo la campagna fatta contro le trivelle, nella quale abbiamo sostenuto che il nostro petrolio sono i beni culturali e soprattutto nel mezzogiorno una risorsa inesauribile, anzi addirittura da scoprire, sarebbe meglio scavare di più e valorizzare questo patrimonio di straordinaria importanza. Tutta l'area flegrea non rientra ancora nei siti UNESCO ed è una cosa che è una battaglia che invito tutte le associazioni a fare, perché da Nisida fino a tutta l'area che può avere una risorsa importante, essere anche individuato come sito UNESCO penso che sia una cosa importante. Siamo qui per ribadire fortemente che la cultura è componente essenziale in una visione d'agire e che il monitoraggio, specie quello dal basso, è qualcosa a cui non possiamo rinunciare. Quindi noi siamo qui per
sottolineare e sollecitare che guardiamo e abbiamo molta cura per le nostre radici, che sono qualcosa, lo ripeto perché è importante, a cui non possiamo rinunciare. Il mito è importantissimo, perché dietro il mito c'è una serie di valori e di riferimenti anche identitari. Le sibille erano profetesse che, prima di essere legate ad Apollo, il tempio di Apollo è stato costruito qui e perciò anche è stata localizzata la sibilla. In realtà le sibille erano sacerdotesse di un culto antichissimo, medio orientale, probabilmente, cioè sicuramente legate alla madre terra, quindi a Cibele. Siamo con Marica Mazzella dell'associazione Fribacoli. Marica, perché è importante per voi essere qui oggi? Beh, essere a Cuma è importante perché Cuma è la madre dei Bacoli, dei Campi Flegrei e della Magna Grecia. In realtà l'intera civiltà dell'Europa occidentale nasce da Cuma, basti pensare che molto probabilmente l'alfabeto latino nasce per derivazione dall'alfabeto cumano. Questo solo per capire quanto ha inciso la civiltà di Cuma su quella che poi è stata la storia del mondo occidentale. Cuma è come una madre per noi tutti, abbandonare Cuma è come lasciare la madre che si è fatta vecchia in un ospizio e non curarla più. La chiusura di questo sito ha fatto sì che praticamente tutta la storia venga chiusa fuori. Cuma è la partenza di tutto, è la partenza anche di Napoli, non dimentichiamolo. Qui giù a Cuma abbiamo un pezzo di foresta, la foresta di Cuma, che sta quasi per essere attaccata da nuove speculazioni. Cerchiamo di salvare anche questo, non solo la foresta, non solo il sito, ma tutti i Campi Flegrei. Cerchiamo di essere uniti per salvare i Campi Flegrei, che nulla hanno da invidiare a tutti gli altri siti storici del mondo. Grazie. È importante innanzitutto per dare una testimonianza di quella operosa sinergia che si sta instaurando con tutte le associazioni e con tutti gli enti che hanno a cuore il rilancio del territorio flegreo. Quindi è vero che l'acropoli di Cuma si trova oltre i confini di Bacoli, ma questo territorio ha una sola anima e noi vediamo con estremo favore tutte queste iniziative che sono volte al rilancio di quella che è un'identità flegrea e di quella che è una riscoperta delle nostre radici. Abbiamo sentito tutte le associazioni raccontare perché sono qui, quindi vogliamo aggiungere qualcosa, chiudere con dicendo cosa? Innanzitutto che per me oggi è una giornata bellissima, perché sapere di non essere soli ma di avere le associazioni che ci sostengono è una cosa che mi rincuora, soprattutto aver visto tanti giovani, che è una fascia d'età che non riusciamo, difficilmente raggiungiamo, che sono invece così convinti dell'importanza della cultura e di trasmettere questo patrimonio immenso che abbiamo, da un lato mi carica di responsabilità ulteriore, ma dall'altro veramente è una giornata bellissima. Abbiamo avuto un sacco di indicazioni importanti, noi cercheremo chiaramente di essere coerenti con quello che ho detto, vi ho raccontato prima nell'antro. Vi do qualche notizia, perché mi fa piacere l'importanza che tutti abbiano capito che vanno rilanciati i Campi Flegrei, ma il nostro Ministero con un decreto che è stato pubblicato da poco, l'11 di marzo, ha decretato che ci sarà un parco archeologico dei Campi Flegrei che dovrebbe servire proprio a potenziare l'offerta culturale di tutta la zona. La soprintendenza al momento è anche impegnata in una serie di rapporti con gli enti locali, col comune di Pozzuoli e con quello di Bacoli in particolare, per aprire una serie di siti che erano chiusi, e con, in questo momento, per Cuma con EAV, l'8, vi do anche una notizia, l'8 di maggio si aprirà di nuovo la stazione della Cumana e per il momento solo la domenica sarà possibile da Montesanto arrivare direttamente a Cuma, visitare la foresta e l'acropoli. Questi luoghi sono dei luoghi che erano centrali nell'antichità e devono tornare ad esserlo, perché ci sono delle cose uniche nei Campi Flegrei che non hanno confronto se non a Roma direttamente. Io dico sempre che questa è Roma on the Bay, per cui non l'antico splendore. Noi non so, le mete sono molto altre quelle che devono essere raggiunte, quindi grazie veramente. Sensibilitas!